Ben arrivati nella mia cucina. Buon pomeriggio questa volta. Siamo dopo pranzo. Immagino che a quest'ora avete finito da mangiare, avete addirittura rigovernato la vostra cucina. Siete magari in un momento di relax per chi se lo può permettere, per chi è a casa. Spero che tanti di voi, di quelli che, con quale ci si vedeva il venerdì alle 11, spero che avete visto, insomma, sia il sondaggio che l'avevo fatto. Sia gli annunci che ho mandato per ricordarvi che oggi ci vediamo oggi, cioè giovedì alle 15, alle 3. Vediamo, facciamo tutto questo mese, il mese di dicembre, con tante ricette proposte apposta per le feste, per il vostro tavolo, per i vostri cari, per i vostri amici. Iniziamo con un antipasto, diciamo, con, no, con qualcosa di aperitivo. Così, ecco, vedo che state arrivando, cioè avete seguito la pagina e avete visto gli aggiornamenti che io ho mandato. Non so se avete seguito fino alla fine il sondaggio fatto riguardo all'orario, ma 53% hanno votato per le ore 15 invece che le 18. Dunque, per accontentare la maggioranza, no, siamo democratici, siamo qui oggi alle 3. Ciao Giovanna, buon pomeriggio, ben arrivati. Allora, per quanto riguarda il sondaggio, riguardo la ricetta che la volete vedere tra i taralli e i muffin salati, alla fine è finito in parità, 50 e 50. A questo punto c'è la mia libertà di decidere su cosa fare. Se qualcuno interesserà i taralli, me lo chieda durante la diretta, li rispondo, ecco, così li do anche i tempi di cottura in diretta. Ciao Marilena, ben arrivata nella mia cucina. Dunque, inizio con i preparativi. Allora, le ricette che vi proporrò oggi, che sono due, guardate caso, non mi accontento mai di una sola, sono tutte e due senza glutine. Sono anche vegane, dunque come fascia, diciamo, no, di persone interessate siamo al massimo, ma sono veramente, 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 veramente salutari. Dunque, anche per chi non è un vegano vegetariano, anche per chi non ha problemi di intolleranze, queste ricette sono benvenute perché sono molto salutari, cioè gli ingredienti sono stati scelti apposta perché sappiamo che per le feste il nostro tavolo sarà parecchio abbondante, allora bisogna starci un po' attenti anche a quello che si mangia. Saluto cara Cinzia, un abbraccio Rosaria, Maria Rosaria, ben arrivate anche voi. Ecco, prendete spunti. Per quello che potete proporre, perché tanti tavoli delle feste ci saranno in tanti, tra pranzi e cene ci saranno veramente tanti, sia da proporre a casa vostra, quando lo fate a casa vostra, sia se andate come ospiti preso altri vostri parenti o amici, insomma, no? Quando ognuno porta un qualcosa. Ecco, questa è un'idea da fare e da portare poi per un pranzo o una cena festiva. Ciao Ada! Ok, inizio con. È tutto fatto a mano, ecco, senza bisogno di robot particolari, planetarie, boh, e altre cose, perché è semplice, semplice, semplice. Abbiamo della farina di ceci, se vi ricordate tutte le proprietà della farina di ceci. L'ho messo qua sulla bilancia, ma io la farina, questa qua l'ho pesata ovviamente prima. Avete visto anche la foto che ho aggiornato, cioè i miei preparativi. Qui ho metà bustina di lievito non vanigliato, ovviamente, perché altrimenti non ci si può. Siccome sono salati, vogliamo degli antiossidanti e utilizzo l'origano, questa vostra scelta come quantitativo, e un pochino di aglio granulare, non aglio fresco. L'aglio granulare, diciamo, il sapore è un po' più lieve. Mescolo tutto questo così, solo ecco, per mescolare gli ingredienti secchi e anche perché la farina di ceci in teoria si dovrebbe setacciare. Se io non l'ho setacciata, ciao Anna Ianicola, buon pomeriggio cara. Se non l'ho setacciata, bisogna che per forza faccio solo le polverine, diciamo la parte secca, così rompo i grumi nel caso se ci sono. Qui in questa ricetta
Di fibre ne ho, perché ne ho nella farina di ceci, però voglio aumentare e anche la parte probiotica, va bene, poi parliamo anche dell'iFib. Aggiungo un pochino di iFib, circa un quarto di misurino, perché la quantità è veramente piccola. Mescolo anche questo qui. A questo punto devo aggiungere il liquido. Mi servono, adesso posso accendere la bilancia, 20 grammi di olio, ma tanto non serve che vi annotate adesso i quantitativi perché sapete benissimo che vi li scrivo dopo. Dell'olio di oliva è pesato. Pesato perché così senza stare a sporcare troppe cose. Ciao Rita, ciao Rosalia. Senza andare a sporcare noi i misurini, questi qua per misurare al volume, ci si fa subito con la bilancia. E guardate un po', ci abbiamo la birra, no? Ci sta bene per il salato, per l'antipasto? E ci servono 100 grammi di birra, non di millilitri. Ok? Siamo a 100, è rimasto un goccino qua, va bene. E adesso posso mescolare. Semplice, semplice, semplice. Sapete che cioè, ormai chi mi segue ha notato, io sono per le cose più semplici possibili, ma nello stesso tempo devono essere molto salutari e saporite, perché se no. Ciao Maria, buonanotte, ben arrivata anche a te. Ecco, ci è voluto veramente pochissimo per fare l'antipasto, l'impasto. Non serve niente, soltanto di un pochino di olio di gomito, manco quello da più di tanto. Adesso posso spostare la bilancia nella mia cucina piccola. Così posso liberarmi di questo frustino. Facciamo questa spatolina, vediamo quanti. Allora, i pirottini che utilizzo, i miei sono in silicone. Se ne avete in silicone va bene, se no ci sono quelli usa e getta, no, che li trovate in tutti i supermercati. Buon pomeriggio anche a te, Aurora. Ada, no, no, ah, ecco, semplici e buonissimi, Ada, sì, le ricette. Ho capito che era a quello che ti riferivi, perché il primo commento che hai messo non era un sbaglio di scrittura, ma lo so perché quando si scrive così velocemente, tante volte senza volere, o il T9 se è dal telefono, fa i fatti suoi, vero? Ora basta distribuire questo impasto nei pirottini. Se volete potete addirittura mettere dall'inizio, diciamo, anche la carta, il pirottino di carta. Io preferisco metterlo dopo, perché messo dall'inizio mi si appiccica troppo l'impasto e anche per toglierlo poi è un po' più difficile quando c'è da mangiare, no? Invece se lo cuocete nelle stampine in silicone è ideale perché si stacca facilmente, non c'è bisogno di nulla. Lo staccate e poi lo mettete nel pirottino di carta per abbellirlo, ovviamente. Ora io ho avuto una idea per abbellire i miei pirottini, i miei muffin, già dalla fase di cottura, diciamo, no? Per renderli carini. Sapete che per me è importante anche questo, perché dico sempre che l'occhio vuole la sua parte. Ok, poi cosa mi serve? Siamo verso Natale, no? Siamo con queste feste, insomma, invernali. In teoria, diciamo, c'è la neve. Non lo so quanti di voi siete fortunati a vederla. Qui a Pisa raramente si vede la neve. Ciao Maria Venerito. Però proviamo a riprodurla almeno sul tavolo. Ho i semi di sesamo, che ci metterò i semi di sesamo in superficie, no? Per dare questa impressione per ingannarci, come se fosse la neve. Vedete, l'impasto è per i 6 muffin, il quantitativo.
Poi, in base a quanti pezzi avete bisogno, è facile da duplicare o triplicare, insomma, dipende quanti commensali sono. Ok, dunque, semi di sesamo per abbellirlo. E poi, dai pomodorini, se avete visto la foto che ho pubblicato prima, c'erano i pomodori interi, no? Io ho tagliato solo il capellino del pomodoro, lasciando la sua codina, perché è bella. E la metto sopra, perché non metto il pomodoro intero? Perché altrimenti è troppo pesante, mi va sotto e non è piacevole poi in bocca quando è cotto. Dunque metto questi capellini sopra per dare un tocco di colore. Eccoli. Per avere un qualcosa di bello. Poi la teglia da forno, quella che viene nella... Cinzia, lo so che voi in Valle d'Aosta ci avete tanta neve, eh? Va bene. Allora, la teglia, io ho già la mia carta forno a quella per sempre, perché mi piace il per sempre, messa insomma per proteggere, diciamo, la teglia, e metto i miei muffin dentro. Sono talmente belli come... Scusate, ho bisogno di due mani per non piegarli, perché se li piego il pomodorino va giù. Vediamo se riesco a incastrarli tutti così. È che in una teglia dei pirotini che ho io ci stanno 8. Vabbè, ne ho fatto 6, ma... O 7, 7 ci stanno. Ok, adesso 6 li ho messi così, no? Li vedete? Mi serve soltanto il kit forno. Ciao Caterina, ciao Lina. Allora, il kit forno ce l'avete, vero? Non ce l'avete? Non ci posso credere. Non vi perdete l'occasione, l'opportunità di averlo con lo sconto. Approfittate. È una cosa fantastica. Io non potrei vivere senza il kit forno, senza Magic Cooker non ne parliamo. È un pentolone in alluminio, deve essere in alluminio perché è il migliore trasmettitore del calore, ok? Con il mio omino, questo omino è la griglia che è nel forno tradizionale. Avete una griglia giusto sopra di quale ci mettete la vostra teglia forno? Ecco, questo è il posto della griglia, no? Sopra di quale ci sta la mia teglia, così viene sospesa in una camera d'aria. Ok, Maria Rinaldi, posso riassumere? Certo, sono dei muffin salati a base di farina di ceci, sono senza glutine, vegani, vegetariani, salutari prima di tutto. Ok, ed era tutto freddo. C'ho dei semi di sesamo qua, tagliamoli. Ok. Parto con questo, spostiamo perché sennò mi si riscalda. Vi ricordate la regola del kit forno? 5 minuti a fiamma alta, fornello grande da 10 centimetri, non importa se si alza o meno la calota, a prescindere dal modello del coperchio, classico Smart Dynamic, all'inizio si fanno sempre solo 5 minuti di fiamma alta. Se li fate di più, oh, ecco, devo mettere 5 minuti. 5 minuti, ok? Non dovete fare di più, perché se lo fate di più, si forma una crosta esterna, perché diciamo la temperatura aumenta troppo velocemente all'esterno, cioè all'esterno di quello che state cucinando, intendo, no? Si forma questa crosta esterna. Prima di tutto non gli permette di lievitare quanto vorrebbe, ecco, non è la massima lievitazione. La seconda cosa, si forma la crosta all'esterno, ma dentro rimane liquido ancora. Non riesce a formarsi la rete, che sostiene la parte superiore, la crosta esterna, ok? Dunque, se andate oltre questi 5 minuti, rischiate che poi, una volta sfornato, vi si affloscia tutto. Cioè, il rischio è quello. Poi, se volete ascoltarmi, cioè seguirmi, ben venga, cioè, il risultato è garantito. Se volete fare come credete voi,
Va benissimo anche quello, l'importante è che poi sapete dosare la fiamma. Io ormai mi sono abituata così, ho provato anche a aspettare che mi si alzi la calotta, in questo caso non funziona. Potrebbe funzionare se ci avete tipo pasta al forno, il gattò di patate, le lasagne, cioè altre cose che sono molto pesanti, diciamo, no? Molto compatte e hanno bisogno di temperatura alta, diciamo quasi dall'inizio. Dunque, perché ho scelto i ceci? I ceci li ho scelto con farina di ceci, perché sono le proteine dei vegani, vegetariani, no? Sono ricchi di fibre, sono utili per il cuore e per il controllo del colesterolo, perché riescono a far salire il colesterolo, quello positivo, HDL, e abbassare il colesterolo negativo, cioè l'equilibrio, diciamo, tra il colesterolo buono e quello cattivo, riescono a equilibrarlo e favorire, diciamo, il colesterolo positivo. È la farina di ceci o i ceci, è la carne dei poveri. A proposito di ceci, perché parliamo di ceci, sapete come si mettono a mollo in tal modo per renderli digeribili e che si cucinano prima possibile? Vanno sempre ammollati, non devono essere più vecchi di un anno da quando sono stati raccolti, leggete sull'etichetta, perché più sono vecchi, più perdono le loro proprietà nutritive. E non ci danno, ecco, tutto questo benessere che lo hanno all'inizio. E poi, oltre questo, cala anche, aumenta il tempo di cottura. Ecco, pensavo a un'altra cosa, dunque, ok, mi sono schiarita le idee. Allora, per avere ah, ecco, Cinzia, per i prodotti che non devono avere una lievitazione, va bene fino a che si alza la calotta, sì. Quelli non ci sono da lievitazione. Dove si deve lievitare, è importante mantenere soltanto 5 minuti di fiamma alta. Allora, l'ammollo dei ceci, per avere dei ceci digeribili e rapidamente, che si cuociono rapidamente, bisogna metterli in ammollo nell'acqua fredda, ovviamente, magari 10-12 ore prima della cottura, con un cucchiaio di farina e un cucchiaio di bicarbonato. Poi, ovviamente, dopo questo ammollo, quell'acqua va sciacquata, buttata e poi messi a cuocere normalmente. I ceci sono ricchi di carboidrati e di proteine. Fibre, l'abbiamo detto che ci sono ricchi in omega 3, che sono gli alleati del sistema cardiovascolare, ovviamente, dunque anche per le malattie del cuore, problemi di pressione. Contengono una sostanza chiamata folato, folato che riesce a abbassare il rischio di malattie cardiovascolari, cioè l'ictus e l'infarto. Sono ricchi poi in sali minerali, ovviamente, abbiamo bisogno di rimineralizzare il nostro corpo e sono indicati, cioè, ben venga, non soltanto per le persone che sono intolleranti al glutine o vegani o vegetariani, ma specialmente nel periodo di crescita dei bambini, ma non solo, anche noi adulti abbiamo bisogno, no? Ma tutto questo benessere che io lo trovo qui, tutto questo benessere che mi dà la farina di ceci in questo caso, riesco a assimilare al 100% di tutto questo ben di Dio grazie alla FIB che io ho aggiunto nella mia ricetta. La FIB che contiene il selenio, un antiossidante per eccellenza e anti-aging. Poi contribuisce anche al metabolismo della tiroide. Poi ho lì la vitamina B12 che è responsabile di un buon funzionamento del sistema muscolare e neuronale. Poi anche per la formazione dei globuli rossi. E abbiamo poi l'inulina. L'inulina che è un probiotico, una fibra solubile, che favorisce lo sviluppo dei batteri positivi, i Bifidus regularis e Lactobacilli, batteri che contribuiscono alla digestione, al digerimento degli ingredienti e dal loro passaggio attraverso le pareti dell'intestino nel flusso sanguigno per alimentare il nostro corpo. Dunque, questi 5 minuti ora mi deve suonare, se suona, speriamo che suona ancora, io lo vedo che 5 minuti sono passati.
Dunque, adesso vedete che la calota è ancora sempre bassa. C'è qualcuno, Luigia, che mi dice che non ha problemi di linea, ma ecco, il bene della pagina Facebook, ecco, è quello, che rimane la registrazione comunque sulla pagina, si può vedere poi in seguito. Ok, ho abbassato. Adesso metterei 10 minuti, poi vediamo. Sicuramente non di più, forse di meno. Cinzia mi dice meraviglioso il FIB per la nostra salute, è vero. Ho detto solo poco, pochissime cose della FIB adesso. Però mentre si stanno cucinando i miei muffin saranno veramente carini, bellini. Poi potete abbellirli, diciamo, no? Con dei pisolini congelati messi così, insomma, come fossero delle palline nell'albero di Natale, no? O i pomodori secchi tagliati a cubettini che li potete mettere sopra, le rondelle d'olive, insomma, potete inventarvi un po' come volete, ovviamente, questa ricetta, l'abbellimento, ecco, sopra. E voglio prepararvi anche un altro tipo di muffin, sempre sul muffin andiamo, vegani e vegetariani, senza niente se vogliamo così, anzi arricchiti con verdure. Ma come saranno? Ho dimenticato di mettere il sale, sarà un problema nei quelli salati? Vabbè, poi tanto poi me li mangio, cioè li mangiamo noi. Ora, qui sono altre cose. Dov'era? Ecco, scusate, avevamo perso il gatto, è la prima volta che succede da quando ce l'abbiamo. Siccome è il nostro membro della famiglia, i miei due figli che sono a casa adesso sono andati a cercarlo e li hanno trovato sulle scale. Capita, perché pian piano finora non si è mai avvicinato alla porta, ecco, entro nella mia parte privata, personale. Ciao Rosa. E crescendo e abituandosi un po', diciamo, è diventato sempre più coraggioso e si avvicina alla porta d'ingresso quando qualcuno entra e esce, dunque ci vuole essere anche lui. E questa volta è andato su sulle scale. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo trovato. Infatti ero un po' preoccupata prima di iniziare la diretta. L'importante è che l'hanno trovato. Ok, adesso facciamo questi muffin, saranno dolci, ma inserirò delle verdure, magari insolite. Immagino che per qualcuno di voi saranno insolite, magari qualcuno non li conosce ancora. Volevo lavare un attimo la mia spatola, le capentole, perché mi servirà poi per togliere l'impasto e metterlo nei stampini. Lo sapete com'è il kit forno? Confronto. Grazie Cinzia, saluterò i ragazzi da parte tua. Allora, sapete il bello del kit forno? Confronto al forno tradizionale? Io posso alzare il coperchio e guardare tutte le volte che voglio dentro senza la paura che mi si affloscia. Dunque, guardo, sono. Li vedete? Sono spettacolari, già così e sono spettacolari. Dunque può darsi che si faranno anche meno di 10 minuti. Ok, andiamo ora con la prossima ricetta. Abbiamo una farina di grano saraceno. Farina di grano saraceno che sì, è vero che è senza glutine, ma io la raccomando veramente a tutti. Ok, è un pseudo cereale, il grano saraceno. Poi abbiamo della fecula di patate, anche questa senza glutine. È più delicata, diciamo, riesce ad agglomerare meglio e rende l'impasto un po' più leggero. Vedete che mi serviva le capentole perché la farina, la fecola di patate è talmente fine. Ok. Poi ho del cacao amaro ovviamente. Anche questo mi serve per aumentare il mio livello di serotonina, il mio buon umore. A voi serve il buon umore, lo zucchero integrale di canna, sì, lo usate come preferite. Poi qui ho dei granellini di nocciola o
o di mandorle, frutta secca, come noci potete aggiungere, perché la frutta secca ci vuole. Facciamo con la frusta, così si rompano i grumi del cacao in questo caso, perché la farina di grano saraceno non si aggruma come le altre farine bianche raffinate. Il cacao, ecco, invece di setacciarlo, lo lavoro così e non sto nemmeno con il setaccino intorno. Poi devo aggiungere, sono messo il lievito per i dolci, metà bustina. Qui l'Ifib non lo metto e poi vedrete il perché. Devo prendere il latte. Questa volta, scusate, dov'è? Devo usare il mio biberon per misurare il latte, sono 90 millilitri. Metto sempre dei liquidi, diciamo, lascio sempre per ultimo l'olio, perché l'olio mi chiude, come posso dire, cioè l'idratazione non si fa più, perché ogni granulino di tutto quello che io ho qua dentro viene chiuso, diciamo, no? L'effetto questo qua dell'olio. Ok, si è fatta una pallina. Millilitri di olio di semi, io utilizzo olio di girasole, voi vostra scelta. È perfetto per misurare i liquidi, il biberon. Se avete avuto dei figli piccoli o se li avete ancora, non buttate il biberon una volta che crescano, perché vi faranno comodo, sono molto precisi. Che è importante dosare, no? Quando si fa il latte in polvere. Qui bisogna mettere un goccettino di sale, lo dobbiamo mettere. Ok. Posso guardare? Certo che posso guardare, perché non è il forno tradizionale. Va benissimo, allora ho calcolato bene 10 minuti di fiamma media. Questo non vi aspettavate, no? A questa ricetta. Poi ecco il mio ingrediente segreto. Qualcuno ha riconosciuto dalla foto che ho pubblicato prima, ha riconosciuto l'ingrediente, quello situato al centro, che sembrava un qualcosa, boh. Dai, ditemi se qualcuno ha capito di cosa si tratta. Vediamo se siete state così brave. Era una foto dove c'erano tanti ingredienti, ovviamente. Ingredienti che mi servivano per tutti e due i tipi di muffin. Dai! Lo so che ci vuole un po' di tempo da quando scrivete voi finché mi compare l'immagine, sul display, insomma. Io intanto mescolo. E aspetto che magari qualcuno di voi mi risponde. Dai ragazze, non avete capito cos'era? È insolito, ma molto 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 salutare. Ecco, vi do un altro suggerimento. Contiene inulina. Per questo che non aggiungo l'Ifib. Posso anche aggiungere, ma vi servirebbe un pizzichino proprio a questo punto, perché io ce l'ho già dentro qua. No, nemmeno così non riuscite. L'ingrediente segreto è la mia verdura che ho ovviamente tritato e si fa prima, potete anche grattugiare sulla grattugia i cuori piccoli. O se no, tritato con un robot o con, insomma, un tritatutto.
Vai, vi lascio un altro po' di tempo per pensare. Quasi quasi scommetterei, anche se sono contro le scommesse per principio, che non riuscite ad indovinarlo. Questa ricetta così, con lo stesso quantitativo però di verdura, potete utilizzare al posto della verdura che ho utilizzato qua, no, non lievito madre, la verdura intendo. Potete utilizzare le zucchine. Le zucchine si usano tanto in cucina, anche nei dolci, non solo nel salato. Allora, forse questo 6, 7, vediamo. No, nessuno. Dai, ragazze. Contiene inulina e un tubero. Ecco, vi ho dato un altro suggerimento. Nemmeno questo non vi aiuta? Come sono i concorsi alla radio, no? Ci danno un sacco di suggerimenti finché ci si arriva alla risposta. Ma voi scrivetemi, eh? Rapa, verza, no. Un tubero. Ecco, mi ha suonato. Posso guardare? Sì, va bene. Adesso spengo e metto di nuovo il timer per 10 minuti. Tempo di riposo. Vedete? Perché ho lo smart dynamic, ovviamente. Se non avete lo smart dynamic, dovete continuare minimo altri 5 minuti a fiamma media e poi lasciarlo a fuoco spento 5 minuti. In generale, per i dolci o salati da lievitazione, gli ultimi 5 minuti sono per la doratura superiore. Anche se utilizzate il coperchio modello classico, gli ultimi 5 minuti da stare coperti senza fuoco però sotto servono per la doratura superiore. Ecco. Bisogna farci solo questi 7, così utilizzo solo una volta la teglia. È buono così quando sappiamo anche quanti escono, però ovviamente in base alla misura dello stampino che voi avete, eh. Può essere più grande o più piccolo. Patate americane, no? È un tubero, assomiglia alle patate, ma non sono le patate americane. Le patate americane sono scure o bianche, anche rosse o bianche, lunghe. Questo è abbastanza comune. No, 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 non ci si fa, non ci si fa, vi devo dire io. Ok. Vai, vi lascio un altro po'. Zenzero, no, zenzero è una radice. Io lo utilizzo molto spesso in cucina, lo zenzero. Delle volte fresco, grattugiato o affettato molto sottile. O molto spesso la polvere di zenzero perché il sapore pungente è molto leggero, cioè non si sente proprio la parte pungente. Io metto qua i miei muffin, gli stampini di silicone sono veramente piena. Ah, avete visto, a proposito che parliamo ora di questo, avete visto quelle due cose che vi avevo pubblicato, cioè lo stampino con la sua pinza per fare le ciambelle perfette e il mattarello che è fantastico, mi è stato regalato il mattarello. E Cinzia, vincitrice, bravissima, il topinambur, complimenti, complimenti, brava. Ho utilizzato il topinambur. Topinambur, sapete che il sapore è... No, no, hai già indovinato, dai.
Il topinambur, ha voglia, dandoci tutti questi indizi, uno ci arriva, basta che ecco, ci pensi. Dunque, il topinambur probabilmente è utilizzato poco in cucina da tanti voi. Lo devi usare, Giovanna, è veramente fantastico. Se vi piacciono i carciofi, ecco, il sapore, diciamo, è quello del carciofo, solo che non è così fibroso come il carciofo. E a me personalmente, sinceramente, i carciofi mi piacciono tantissimo, ma quando lo pulisco e vedo quanto si butta, mi piange il cuore. Io sono contro no, cioè, bisogna utilizzare tutto, non bisogna buttare niente. Dunque, veramente mi piange il cuore quando vedo quante foglie si buttano. E preferisco il topinambur. Il topinambur è molto facile anche da pulirlo perché bisogna da sbucciarlo. Lo usi nella magna cauda, benissimo, benissimo, perché è ricco, ricco, ricco di fibre e ha il 10% di inulina. E l'inulina naturale che ci viene a dare il benessere di quale si parlava prima. Poi, che cosa fa questa inulina? Aiuta a sviluppare i lattobacilli, i bifido, batteri, che aiutano a assorbire, a metabolizzare e assorbire poi i principi nutritivi presenti nel nostro cibo. E sono i topinambur, ecco, da utilizzarlo in tutti i modi possibili e impossibili. Ecco, io lo utilizzo molto spesso con le verdure quando li faccio saltate in padella, così, o al vapore, o insomma, come volete, insomma, con le altre verdure magari, per alleggerire e dare anche un tocco diverso, diciamo, alle classiche verdure, ecco. L'uso del topinambur per via di tutti questi batteri positivi, cioè perché è un probiotico che favorisce questa inulina, insomma, che favorisce lo sviluppo di questi batteri positivi che ci aiutano nella digestione, per questo motivo è molto, molto, molto indicato per le donne in fase di allattamento, per via di questa proprietà di aiutare allo sviluppo, alla crescita, diciamo, dei lattobacilli, perché il benessere della mamma passa attraverso il latte materno anche al bambino nella fase di allattamento, sempre preferito anche nel periodo di convalescenza. Convalescenza che significa, no? Ripresa dopo una malattia, quando il corpo è fiacco, invece di prendere le fialette da bere dei lattobacilli, meglio mangiare il topinambur, che è anche ricco di fibre. Ricco di fibre significa aumentare anche il transito intestinale. Sempre per questa sua proprietà, ma tutto questo riguarda anche l'IFIB, perché l'IFIB contiene inulina. Noi stiamo adesso parlando dell'inulina, in questo caso presenta nel topinambur. Per questo motivo, perché sviluppa, ecco, aiuta a crescere i lattobacilli, è molto indicata per gli anziani, ma anche per via della presenza delle fibre per anziani e per i bambini. Bambini invece di, ecco, dargli tutte queste cose dalla farmacia, nonostante sono una farmacista, ma prevalgo per le cose naturali. La prevenzione è molto più facile da farla che invece poi andare a curare il sintomo, già la malattia. È molto meglio prevenire che curare, no? Il detto è vero. Ed è vero anche che noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo in modo salutare, sapendoci cosa contengano gli ingredienti che noi li utilizziamo, sapendo il loro benessere che lo possono dare, come ci possono aiutare per avere una vita migliore, essendo consapevoli di tutte queste proprietà degli ingredienti, sicuramente l'effetto sul nostro corpo è maggiore. Ok? La consapevolezza di quello che noi mangiamo è maggiore se... basta, mancano 3 minuti, ecco. Dunque, vedete quante cose veramente, veramente salutari ci sono nella natura. Una volta non esistevano, no? Centinaia di anni fa, non esistevano le medicine. Infatti, i miei figli ora stanno studiando a scuola e dicevo: ma non c'erano antibiotici, non c'erano tutte queste medicine. Se facevi un'infiammazione a un dente, potevi anche morire, ecco perché non si potevano curare.
e si andava a curare con le piante, no? Ecco, curiamoci, diciamo, con la nostra alimentazione, utilizzando gli ingredienti che ci danno tanto di benessere. Poi impariamo a cuocerli, diciamo, in maniera adeguata, preservando le loro proprietà nutritive, come utilizzando il sistema Magic Cooker, perché cuciniamo a 97 gradi, riusciamo a mantenere vivi, che ci danno, diciamo, il benessere 98% dei vitamine, sali e minerali contenuti nel cibo. Grazie ai fuori venturi, con il riciclo del vapore, le temperature basse, no? Non ci sono tutte queste trasformazioni che avvengono per via delle alte temperature durante la cottura. Impariamo, utilizziamo tutto quello che abbiamo a portata di mano, perché tutto questo ci aiuta a noi a stare meglio. Se stiamo meglio in salute, abbiamo sicuramente una vita migliore. E poi amatevi voi stessi. E poi i vostri cari. Insomma, io probabilmente si è capito, sono una persona che ci metto sempre il cuore in tutto quello che faccio, cioè lo faccio sempre con il cuore, e mi piace avere anche la stessa risposta, ovviamente, che non è sempre scontata, però io ci provo. E con i miei figli, per esempio, gli dico spesso che li amo, che li voglio bene, cioè, traduco anche in parole i miei sentimenti, non soltanto dimostrandoli, perché la dimostrazione c'è sempre, ma bisogna delle volte a sentirsi anche dire, no? Tutte queste cose. Allora, qui ci manca un minuto, vediamo un po'. Sono un vero spettacolo. Intanto metto il latte a posto. Ora, con un minuto, senza un minuto, vi li faccio vedere. Tanto ho parlato troppo, no? Eccoli. Sono un vero spettacolo. Aspetta, intanto metto queste altre a cuocere. Sicuramente uno probabilmente mi uscirà di fuori perché è troppo pieno. Però, siccome questo da ricordarvelo anche quando magari fate una porzione più grande. Grazie Cinzia. Dunque, mi fai commuovere Cinzia. Siccome se fate, ovviamente non solo 6 muffin, immagino, no? Per il tavolo delle feste, perché di solito sono con più commensali, ovviamente, ci avete da cuocere, diciamo, magari il secondo turno, no? Siccome il kit forno lo abbiamo già caldo, dalla prima volta, adesso metto 10 minuti. Allora, è già caldo perché li abbiamo cotto, cioè la mia temperatura interna era già arrivata a 97 gradi. Ben arrivata Patrizia. Il secondo turno non ho bisogno più di fare i primi 5 minuti a fiamma alta, perché ho già il mio kit forno, la mia camera d'aria riscaldata. Dunque, siccome ovviamente devo scoperchiare, togliere insomma la prima teglia, insomma, poi metterla all'altra, comunque rimane un pochino scoperchiato, gli do solo un minuto di fiamma alta, cioè per ripristinare, diciamo, la temperatura interna. Poi parto direttamente con a fiamma media i miei 10 minuti, perché ho sempre i muffin, e quei muffin come quantitativo, diciamo, siccome sono monoporzione, sono piccoli, hanno bisogno di soltanto 10 minuti di fiamma media. Ecco, vedete che è arrivata anche Grazia Crimenti. Ciao Patrizia, siete arrivate anche voi. Ora vi volevo far vedere un muffin. Guarda, ve lo faccio vedere. Eccoli. Poi su questa presina rossa, con questo mio alberello, se vogliamo chiamarlo così, il sesamo, non so se riuscite a vederlo da lì, ma poi quando farò la foto, ecco, aspetta, dov'è la luce? Eccolo. È veramente veramente bellissimo. A servirli poi, no? A metterli come monoporzione, o se no al centro, qui poi ognuno poi si serve, sono veramente fantastici. Fatti con quasi niente. Grazie Ada e aspetta, Rita. Ciao, ciao Rita. Grazie, ecco, per i complimenti fatti. Cioè,
voglio darvi dei spunti non solo nell'utilizzo del coperchio e nel caso dell'utilizzo del kit forno, ma darvi dei spunti anche per avere delle idee per una cucina salutare. Sicuramente, come dicevo prima, il tavolo delle feste sarà talmente ricco con ovviamente grassi, dolci, ecco, ben venga anche quelli, li dobbiamo mangiare, se non li mangiamo per le feste, quando li mangiamo poi, no? Perché poi siamo sempre a dieta. Che dieta! Bisogna essere felici. Ecco, mangiamo un qualcosa di salutare, con tante cose che ci danno salute, prima di tutto, fibre, poche calorie, ma saporite. Ora, io proseguo con la mia cottura dei muffin. Intanto non serve che vi tengo anche a voi legati qua a questa diretta, è semplice, la cottura continuerà a 10 minuti a fiamma media e poi 10 minuti a fuoco spento perché ho lo Smart Dynamic. Per il modello classico, ma con il kit forno ovviamente, dovete fare 5 minuti, cioè partendo da zero, dal kit forno freddo, 5 minuti a fiamma alta, 15 minuti a fiamma media e 5 minuti a fiamma spenta. Con lo Smart Dynamic, ecco, faccio solo 10 minuti a fiamma media, poi 10 minuti a fiamma spenta. Potrei anche. È vero, Giovanna, cucinare e mangiare anche questo è amore. Certo, è l'amore per se stessi, per il proprio corpo, ma anche l'amore per le persone per quale avete cucinato e con quale mangiate. Vero, Giovanna? Tanto sembra che la pensiamo nello stesso modo, no? Da tutte quelle cose che riscriviamo su Facebook, si vede che siamo abbastanza simili. Dunque, sulla cottura dei muffin, ecco, la regola è questa. Non garantisco la cottura in altre pentole con altre modalità, non verranno mai come qui. Vero, Giovanna? Ecco, mi ha dato ragione, sono contenta. E basta. Ora, per la prossima diretta, che adesso vedete che ho impostato l'evento ogni giovedì alle 15, dunque i prossimi 3 giovedì faremo sempre un qualcosa natalizio. Poi ci penso un attimo, vedo un po', cioè di proporvi un qualcosa salutare, gustoso, saporito, ma poco calorico, per prevalere anche la parte fibrosa e con la parte salutistica, diciamo, del cibo, delle ricette che vi propongo. Vi farò dei sondaggi, mi raccomando, votate nei sondaggi perché la ricetta che vince è quella che poi farò nella diretta, no? Le dirette comunque le trovate tutte quante raccolte sul canale YouTube La Cucina di Elisa con la Z scritto. Per averle tutte, diciamo, raccolte a portata di mano senza stare a scorrere su Facebook, ci vuole più tempo. Per qualunque altra domanda, se avete, se magari avete qualche suggerimento per il menù delle feste, ecco, scrivetemi. Ecco, di taralli non mi ha chiesto nessuno. Non lo so se volete sapere o meno, tanto io l'ho detto all'inizio, se qualcuno vuole mi chieda. Io li ho provati. Chi mi segue su Instagram, ecco, probabilmente ha visto anche la ricetta, mi sembra che l'ho pubblicata anche su Facebook, ora non mi ricordo. Però su Instagram sicuramente sì, li ho provati e i tarali comunque fate le vostre ricette, ecco, non serve per forza la mia ricetta, anche se la mia era parecchio salutistica, ecco, anche quella. Come cottura nel kit forno servono 5 minuti a fiamma alta all'inizio perché partite col kit forno freddo, se partite col kit forno caldo come noi siamo partiti adesso con questi muffin dolci alla base di topinambur, solo 1 minuto di fiamma alta, ok? Non voglio confondervi. Poi 7 minuti a fiamma media e 5 minuti a fuoco spento, ok? Per i taralli, se volete farli. 7 minuti a fiamma media e 5 minuti a fuoco spento, con lo Smart Dynamic ovviamente. Penso che anche con il classico è lo stesso perché sono sempre 5 minuti a fuoco spento. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi aspetto nella prossima diretta giovedì alle 15, mi raccomando.
votate la ricetta, una delle due ricette che proporrò per poterla fare, proporvela nella diretta. Vi auguro un buon fine settimana, tanto domani è venerdì, e ci vediamo nella prossima diretta. Un bacione a tutti quanti. Grazie Perla, grazie, ciao.